bella atmosfera. Ciao amici di YouTube, qui con voi Fratelli. Oggi siamo in un nuovo video. Oggi ragazzi, come avete detto dal titolo, siamo ritornati con un'altra 24 ore e con un altro piatto tipico italiano, davvero buonissimo. E sì ragazzi, perché oggi mangeremo per 24 ore soltanto cacio e pepe. Quindi subito un bel mi piace, un bel commento. Fatemi sapere nei commenti appunto se vi piace questo tipo di piatto. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Vi devo dire che ho avuto delle difficoltà a cucinarla, come vedrete dal video, ma ci siamo riusciti. Le 24 ore ragazzi sono dei video che sono difficili da fare, ma ci riusciamo sempre. Seguitemi anche su Instagram, questo è il mio profilo, mi raccomando, seguitemi tutti che è molto importante. Niente, io direi di non perderci in chiacchiere. Prima però di iniziare il video vi invito a passare in descrizione per il sito di Maglie da Calcio. Potete usare il mio codice sconto ZAI e avrete appunto un 15% di sconto sugli acquisti che farete. Quindi passate in descrizione per le maglie. Detto questo, io direi di non perderci in chiacchiere. Buona cacio e pepe, buon appetito. Ovviamente questa clip la sto registrando dopo aver montato il video. E niente, io spero vi piaccia. Buona visione. Ciao. Ragazzi, eccoci qui con la preparazione della cacio e pepe. Qui a pranzo, papà. Ciao ragazzi, io sto facendo la mia e poi stasera Enzo fa la sua, facciamo una sfida. Allora, dici un po' come ce la prepari questa cacio e pepe. Allora, qui spaghetto, ok, e ci sta sale grosso, salare la pasta. Qui pepe tostato, poi acqua salata, pecorino, io metto pecorino, più pecorino e pochissimo parmigiano. Per spezzare un po' il sapore. Ecco qui la preparazione. Pecorino ragazzi. Ecco il pecorino. Parmigiano. Un attimo solo, ci vuole un po' d'acqua. E si inizia a mischiare un po'. Per fare che cosa? La cremina, giusto? Una cremina, sì, una cremina. Wow, io... wow, ci siamo, ragazzi, eh. Ragazzi, vi dico la verità, io ci aggiungo un filo d'olio. Ecco qua, com'è questa cremina? Ci sta. Bella, eh? Quindi ci vediamo dopo con la pasta nella padella. La facciamo saltare. Ciao, ragazzi. E ragazzi, ci siamo, pasta pronta. La facciamo un po' amalgamare qui con il pepe. Tutto spento, ragazzi. Mamma mia, che spettacolo. Guarda, secondo me è uno spettacolo, io lo dico. Ragazzi, ci siamo, assaggiamo, La vedo bella. Speriamo. Spaghettone, buon appetito. Buon appetito. Buon appetito, ragazzi. E vediamo com'è venuto, dai. È buono, ci sono le voglie magiche. Molto buona. È buona, Ragazzi, è buonissima. Mamma mia, raga. Buona, ci sta. Allora, noi abbiamo fatto 24 ore solo carbonara, solo matriciana e ora solo cacio e pepe. Scrivete nei commenti qual è stata per voi la più piacevole e quale vi piace più tra queste tre sostanze. Comunque, è venuta buona, molto molto buona. Non la mangiamo mai, però è buona. Questa 40 anni fa fa tutte le ricette. Ecco qui, forchettata per voi ragazzi. Buona. Sta un botto ragazzi, ci sta un botto sta pasta. Buona. Guardate qui ragazzi, la crema c'è. Poco lo spaghetto ci azzecca bene. Quindi ci sta. Vai, voto, votiamo. Un bel 8,5. 9. 9 pure io. Bel boccone. Bella, buonissima. Papà già finito. Andiamoci a mangiare il creato, voglio. Non immagino a colazione però. Quello è brutto a colazione. Quello sì. La sera la faccio io, vediamo come viene. Raga, sembra un piatto semplice, ma credetemi, non lo è. Abbiamo fatto la carbonara, che diciamo che la fanno a Roma e a Napoli. Vabbè, diciamo che è più un piatto romano. Cacio e pepe è un piatto romano. Amatriciana. Piatto romano. Mamma fanno piatti napoletano. Mamma fa un ragù. 8000 mi piace e facciamo 24 ore solo ragù. Che pezzi carnari. Ho poche sorge. Un po' cremoso, bello. Pecorino si sente. La pasta è cotta bene, quindi di sale va bene. Pepe si sente, quindi ci sta ragazzi. È buono, però è venuto buono. Delicious. Ragazzi, piatto finito. A te vabbè. Quasi. Come sempre per continuare la 24 ore. Noi ci vediamo stasera. E niente, a stasera? A stasera. Da la cucino io, quindi vediamo come la fa. A stasera, ciao. Ragazzi. Ragazzi, ci siamo. Buonasera, che ore sono? 20 e 32. Vabbè, non si vede. Siamo pronti per la cena. Qui abbiamo messo a cuocere gli spaghetti. Qui abbiamo preparato la scodella dove prepareremo la crema. E ci siamo. Faccio vedere come la faccio io. Sempre con lo spaghetto, perché qua secondo me sempre lo spaghetto ci vuole. Ragazzi, andiamo con il mestolino, acqua di cottura. E vai qua dentro. E incominciamo a mischiare. E iniziamo a fare la cremetta, ragazzi. Questa per me, io ve lo dico, è la prima volta che faccio la cacio e pepe. Pepe,
Ci vado forte di pepe. Abbiamo mischiato, bella pepata, si vede il pepe. Vogliamo assaggiare? Assaggiamo, dai, assaggiamo come queste creme. Vado, Vai. Buona. Ci sta. Buona, buona, buona. Vediamo la cottura dello spaghetto. Un altro po'. Vedi? La crema, ragazzi. Ragazzi, qui siamo pronti. Cacio e pepe fatta, andiamo a mangiare. Ragazzi, ci siamo, assaggiamo. Assaggiamo, vai. Ragazzi, non è facile a farla, però il sapore non è male. No, è buono, è meglio lo sapore tuo io mio. Comunque è un piatto difficilissimo, ma era facile. Difficile. Molto difficile. Ragazzi, voto, chi siamo? 8 e mezzo. 7. 8 e mezzo. Vado. Ragazzi, finito. Qui mio fratello sta finendo. Noi ci vediamo domani mattina con la colazione. Vedremo a colazione. La fa papà. Vediamo a colazione quello che succede. E niente, a domani mattina. Qui scodella finita. Mi dispiace. A domani. Ciao. Ragazzi, buongiorno. Qui cacio e pepe pronta di prima mattina. Ciao, buongiorno. Buongiorno, ciao ragazzi. È un po' tardi. Sono le 11:26. Io sto facendo video lezioni. Però, ragazzi, quando la cacio e pepe chiama, devo andare. Ragazzi, ci siamo. Certo, di prima mattina. Come ci siete? Cioè, da 10 minuti. E allora andiamo. Boh, porca troia, quanto pepe. Qui. Ma mi vado per questa. No, beh, è buona. Oggi facciamo a pranzo, vediamo come viene. Certo, se 24 ore dove mangi, diciamo, la pasta. Non capito. È che faccia tanto bene. Ti, il pepe si sente qua. No, non tanto. Ma come piatto a me piace. Lo dire la verità. Per voi, Vado con un'altra forchettata. Ragazzi, la colazione finisce qua, qua rimane poco. Ci vediamo oggi a pranzo, dove viviamo la 24 ore. Sempre cacio e pepe, ovviamente. E ultima pausa. A dopo, ciao. Ragazzi, buon pomeriggio, buongiorno, buonasera, non lo so. Sono le 13:50 e qui è arrivata l'ora del pranzo. Abbiamo abbastanza fame e siamo pronti per quest'ultimo pasto, sempre cacio e pepe. Abbiamo messo a cuocere sempre gli spaghetti, padella. E qui abbiamo la nostra dose di pecorino. E poi andremo a fare la crema sempre con l'acqua, sempre quello il procedimento. Però ragazzi, io voglio farvi vedere una cosa. Guardate qui, abbiamo preso pepe fresco e pecorino fresco. Speriamo bene che ci venga bene. Giriamo, giriamo, giriamo. Abbiamo messo a tostare il pepe, ci siamo. Ragazzi, il pepe, l'odore, si sente. Facciamo un attimo insaporire, ragazzi. Spengo, faccio riposare un attimo, 10 secondi. Vado, Vai. Vai con la crema. Eccola! Ora la riconosco, ragazzi. Ora la riconosco. Ora sì, ora la riconosco. Mamma mia, pure la preparazione, ragazzi. Pure la preparazione. Ragazzi, l'aspetto è bellissimo, veramente. Spettacolo. L'aspetto è invitatissimo. Invitantissimo. Mamma mia, chi di voi? Non ci credo che voi non volete mangiarla. Cioè, vi viene per forza fame. Perché crema questa, ragazzi. È una crema spettacolare. Buon appetito, ragazzi, buon appetito. No, lo faccio in cima. Porca. È fortissima. Ma è buonissima. Buonissima, ma un po' mi è superato. Buona. Dicendo il cielo. Quanto è piccante. Si sente, ragazzi. Questa è la cacio e pepe che riconosco. Quanto è piccante. Buona, però. Questa è cacio e pepe. Ma bellissima, ma non è. Ragazzi, questa sì che è cacio e pepe. Vai, papà, assaggia. Cioè, assaggia. Finisci di mangiare. Oh. Mamma mia, ragazzi, papà ha finito, bella. Ma ci ha ricreato, ma fa un culo, ma l'ha già gustato poco. È parecchio piccante, cioè. No, ma è buona però. Non pensavo piccasse così tanto sto pepe. Allora ragazzi, voto. Vai. Io do il mio, da 1 a 10, 10 più. No, Cristian. 6. 6. 6. 10. 10.